concorso straordinario è incredibile. Rispetto ai 28.000 posti banditi, sono uscite già le graduatorie delle prove scritte per poter stabilizzare finalmente i precari, per fare quello che ci chiedeva l'Europa. E in tutto questo è veramente un disastro. Perché? Perché un posto su tre, 9.000 posti su 28.000 rimarranno vacanti. Cioè, bisogna pensare che il prossimo anno scolastico ci saranno più di 100.000 posti vacanti autorizzati dal Ministero. Secondo l'ANIF sono 200.000, però ce ne saranno la metà comunque certificati dal Ministero. Si avrà il record, è da 6 anni che ogni anno abbiamo delle cattedre autorizzate che non vengono date. E tutto questo perché? Perché un candidato idoneo su 6, oggi stiamo parlando su 8.000 candidati, stiamo parlando di 800 persone che hanno vinto il concorso, cioè hanno superato la soglia dei 56 ottantesimi, però non potranno avere un ruolo. E poi perché un candidato su due, 4.000 su 8.000, rispetto ai dati che abbiamo, comunque non sarà inserito nella graduatoria finale perché non ha avuto neanche il 56 ottantesimi. E tutto questo perché? Perché il concorso non doveva andare ad escludere chi non superava una soglia, doveva andare invece a inserire tutti quanti che avevano dei titoli e dei servizi, in base anche a questo nuovo esame, per graduare le posizioni e per assumere negli anni successivi. Ma la cosa è ancora più paradossale per gli idonei, per coloro che hanno vinto il concorso che rimarranno fuori. Quindi ANIF è pronta per tutti questi, per tutti quanti, per tutti gli 8.000, per tutti i 4.000 tra idonei e comunque partecipanti come candidati a entrare nelle graduatorie di merito finale. E lo farà impugnando tutte le graduatorie, però è importante, bisogna ricorrere al Tarlazzo entro i 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie per chi non ha superato le prove iniziali, le prove scritte, mentre per tutti gli idonei bisognerà ricorrere entro 60 giorni della graduatoria finale che andrà a valutare i titoli, però bisogna farlo perché tutti e 28.000 hanno diritto a essere inseriti nei ruoli, ma non solo loro. Tutti i 45.000 che hanno partecipato, e nel contempo abbiamo riaperto anche i termini per quel 15%, stiamo parlando di quei 10.000 che non hanno partecipato alle prove, per poter chiedere le prove supplettive. È importante rispettare il diritto. ANIF in passato ha vinto sempre.